chi sarà il tuo primo bacio? Il tuo primo bacio è una di quelle cose che rimangono con te per sempre. Quindi ti chiedi mai chi sarà? Prova questo semplice test per scoprirlo. E non dimenticare di cliccare su iscriviti e suonare il campanello per le notifiche per unirti sul lato positivo. Il test consiste in 10 domande a scelta multipla. Ogni volta che scegli A, B, C o D, ti verranno assegnati determinati punti. Quindi prendi carta e penna per tenere traccia del tuo punteggio. E ora cominciamo! Domanda numero 1. Qual è la cosa più importante per te in una relazione? A. Divertimento. Voglio che il mio rapporto mi porti gioia e mi ispiri. B. Comfort. Sto cercando qualcuno che mi protegga e si prenda cura di me. C. Eccitazione. Ho bisogno di un partner che renderà la mia vita ancora più colorata. D. Unione. Ho bisogno di avere un forte legame con qualcuno e so che sarà al mio fianco a prescindere da qualunque cosa. Se hai scelto la A, ottieni 3 punti. La B vale 2 punti. La C ti darà 4 punti e la D è un punto. Domanda numero 2. Qual è il tuo animale domestico perfetto? A. Gatti. Sono indipendenti, fichi e allo stesso tempo così carini. B. Sono un amante dei cani. Sono amici fedeli e sono sempre lì per te. C. Forse un criceto o un porcellino d'India. Sono adorabili. D. Mi piace qualcosa di strano, come un ragno o un serpente. Se sei una persona amante dei gatti, ottieni 2 punti. Avere un debole per i cani ti dà 3 punti. Quel piccolo criceto adorabile ti darà solo un punto. Ma se scegli D, ottieni 4 puntoni, grazie al tuo amore per gli animali particolari. Domanda numero 3. Qual è la cosa che più non ti intriga? A. Qualcuno che è ordinario e non ha nulla di speciale o unico. B. Un saputello. Non posso sopportare l'arroganza. C. Qualcuno che è davvero noioso. D. Un partner scortese e indifferente nei confronti degli altri. Aggiungi 4 punti al tuo conteggio se hai scelto la A. Per l'opzione B ottieni un punto. La C equivale a 3 punti e la D ti darà 2 punti. Domanda numero 4. Qual è la tua stagione preferita? A. Inverno. Tutto imbiancato, pattinare sul ghiaccio, cioccolata calda, mi piace troppo. B. Primavera. Fiori, i primi giorni di sole dopo un lungo inverno, cosa può esserci di meglio? C. Estate. Niente batte il divertimento al sole e le vacanze. D. Autunno. Grandi maglie comode, le foglie colorate, questa è la mia stagione. Hai scelto l'inverno? Allora prenditi un punto. La primavera è una scelta da 3 punti e l'estate ti darà 4 punti. Se ti sei innamorato dell'autunno, ottieni 2 punti. Domanda numero 5. Qual è la tua idea del miglior primo appuntamento di sempre? A. Un parco di divertimenti o qualsiasi altro luogo emozionante in cui possiamo divertirci. B. Sono un po' tradizionale, quindi una cena e un film sarebbero perfetti. C. Voglio qualcosa di speciale che ricorderò per sempre, come un picnic sulla spiaggia o un'avventura emozionante. D. Non mi interessa dove andiamo. Finché c'è una connessione tra me e il mio partner, io sto bene. Se hai scelto l'opzione A, eccoti 3 punti. L'opzione B ti dà 2 punti. La C equivale a 4 punti e la D solo un punto. Domanda numero 6. Qual è il tuo cibo preferito? A. Torta di cioccolato. B. Pasta. C. Cheeseburger. D. Pollo. La lettera A è un'opzione da 2 punti. La B è da 4 punti.
La C equivale a 3 punti e la D ti darà un punto. Domanda numero 7. Quale paese vorresti visitare? A. Francia, è così romantica. B. Inghilterra, adoro la sua eleganza e il suo fascino. C. Giappone, è tutto un altro mondo e mi piacerebbe davvero esplorarlo. D. Italia, il mio paese ha già tutto ciò che voglio. Se la destinazione dei tuoi sogni è la Francia, assegnati 2 punti. L'Inghilterra piovosa ma sofisticata ti porta un punto. Se non vedi l'ora di visitare il Giappone, aggiungi 4 punti al tuo punteggio. Se vuoi restare in Italia, prendi 3 punti. Domanda 8. Scegli il colore che ti piace di più. A. Rosso. B. Blu. C. Bianco. D. Giallo. Se l'opzione A fa per te, allora segna 4 punti. Se hai scelto la B, ottieni 2 punti. La C equivale a 1 punto e la D ti dà 3 punti. Domanda numero 9. Cosa cerchi in un compagno? A. Penso che la fedeltà sia la parte più importante di qualsiasi relazione, che sia romantica o meno. B. Per me un buon senso dell'umorismo è d'obbligo. Voglio stare con una persona che mi faccia ridere e divertire. C. Di solito sono attratto da persone che trasudano sicurezza e armonia interiore. D. Un'anima libera e di mentalità aperta sarebbe perfetto. Se l'opzione A suona come il tuo tipo di persona, allora prendi 2 punti. Ti è piaciuta la B? Allora ottieni 4 punti. Per quanto riguarda la C, vale 3 punti e la D ti dà 1 punto. Domanda 10. Cosa ti spaventa di più? A. Perdere il controllo sulla mia vita e sulle mie decisioni. B. Perdere le persone che amo. C. Condurre una vita banale e noiosa. D. Essere come tutti gli altri. La A ti dà 1 punto questa volta, l'opzione B è da 2 punti, la C equivale a 3 punti e la D ti dà 4 punti in più. Ora che hai completato il test, è il momento di sommare il tuo punteggio e scoprire i risultati. Se hai totalizzato 10-16 punti, il nome del tuo primo bacio inizierà probabilmente con la B, R, S, D, D, H o la A. Per natura sei riservato e tradizionale. A volte metti un muro tra te e tutti gli altri per paura che qualcuno ti spezzi il cuore. Hai bisogno di qualcuno che distrugga queste barriere e guadagni la tua fiducia. Ed è esattamente quello che farà il tuo primo bacio. Non aver paura di aprire il tuo cuore e la tua bella anima ad altre persone. Sono sicuramente intrigati dalla tua personalità misteriosa e vogliono conoscerti meglio. Un giorno, quando sarai pronto, troverai un partner perfetto che conquisterà il tuo cuore con la sua dedizione e determinazione. E quando verrà il momento, avrai il tuo primo e migliore bacio di sempre. Sii paziente. Se hai fatto 17-25 punti, probabilmente ti troverai di fronte a qualcuno il cui nome inizia con la lettera E, K, Y, X, I o la O. Sei una persona tranquilla e rilassata, ma quando sei innamorato ci caschi con tutte le scarpe e diventi incredibilmente sensibile. Hai bisogno di qualcuno che stia al tuo fianco e con il quale ti senti protetto e al sicuro. Inoltre sei sicuramente in cerca di gesti romantici. Quindi non preoccuparti, troverai qualcuno così in pochissimo tempo. Basta non dimenticare che le fiabe perfette non sono reali. Tutti abbiamo le nostre differenze e disaccordi, ma se vuoi stare con qualcuno, devi andargli incontro. Se sei disposto a farlo, la tua relazione fiorirà grazie al primo bacio. Se hai totalizzato 26-34 punti, il nome del tuo primo bacio potrebbe iniziare con la C, F, J, W, Q o la N.
Questo indica che il tuo futuro partner sarà vitale e portato a vivere nuove esperienze, preferendo essere alla guida piuttosto che essere un passeggero. Questo è vero anche per te. Cerchi di vivere la tua vita al massimo e di essere autentico. Ecco perché voi due sarete una coppia potente, grazie alla vostra capacità di costruire un forte legame e divertirvi allo stesso tempo. Entrambi sapete quanto sia importante essere i migliori amici prima di tutto. E ci credi fermamente dal momento in cui potete dirvi tutto, sapendo di non essere giudicati. Considerando le tue personalità colorate, il tuo primo bacio sarà assolutamente indimenticabile. E infine, se hai segnato più di 34 punti, il nome del tuo primo bacio inizierà probabilmente con la G, L, M, P, T, U o la Z. La parola migliore per descriverti è unica. Sei indipendente, di mentalità aperta e ti piace avere il controllo. Pensi fuori dagli schemi e non hai paura di dire ciò che pensi. Questo di solito si manifesta nel tuo amore e passione per l'arte. Può essere scrivere, cantare, dipingere o qualsiasi altra cosa che ti aiuti a elaborare le tue emozioni e a farle uscire. Bene, troverai sicuramente una buona compagnia con il tuo primo bacio, dato che sarà magnetico e motivato quanto te. La tua storia d'amore sarà senza dubbio eccitante, sorprendente e strabiliante, quindi hai sicuramente molto da aspettarti. Che risultati hai ottenuto? Diccelo nella sezione commenti qui sotto. Assicurati di dare a questo video un mi piace, condividilo con i tuoi amici e fai clic su iscriviti per rimanere su Il Lato Positivo.